Buongiorno, abbiamo con noi Maurilio Segralini, che è il presidente della Canottieri Bissolati, che ringraziamo. Ecco, com'è stato questo lockdown per voi, per i soci, per le attività? Ma guarda, quello che probabilmente tutti non riflettono fino in fondo, ma è che le ditte hanno riaperto il 4 maggio e quindi qual è stato lo sforzo grande di tenere in salute e in manutenzione una società che ha tante esigenze senza avere le ditte a disposizione. Quindi abbiamo fatto molto con i nostri operai, che naturalmente hanno lavorato distanziati secondo le norme. Ma poi dal 4 maggio abbiamo dovuto prenotare tutti gli interventi e devo dire che la riapertura complessiva, praticamente totale, del 1° di giugno è andata benissimo, ma non solo da noi, anche come Osso Canottieri ci siamo riuniti in tutte le canottieri, c'è stata una disciplina importante che ha consentito di aprire praticamente tutto. Ecco, i soci come hanno vissuto questo periodo? Io mi sono permesso di dire, probabilmente nelle nostre associazioni ci sono già delle regole predefinite che fanno ancora di più comportare bene i nostri soci, che noi li ringraziamo perché devo dire c'è stata una disciplina, un rigore che non era neanche inimmaginabile. Il 2 giugno qui c'erano 1000 persone e devo dire che tutti si misurano la febbre all'ingresso col termoscanner, tutti con le loro tessere, distanziati, sempre mascherina, solo i congiunti vicini con i lettini. Devo dire che è andata veramente meglio di quello che pensavo. Ecco, e quale attività avete perso in questi 3 mesi? Beh, noi abbiamo già aperto il tennis, le bocce, dal 1° giugno gli spogliatoi con le docce, abbiamo aperto tutti i giochi meno i giochi di squadra, perché naturalmente i giochi di squadra, una volta che avranno sdoganato il calcio, credo dal 13, probabilmente le norme dal 15 di giugno consentiranno anche associazioni dilettantistiche sportive come la nostra di fare anche i giochi di squadra. Ma in questo periodo avete perso attività esterne, gare, eccetera, con quali effetti? No, questo periodo è stato veramente un po' drammatico. Abbiamo perso il nostro trofeo di nuoto che fa 1800 adesioni da tutto il nord Italia. Non organizziamo la Fanino Aquatica notturna, che adesso non si chiama più Fanino, ma la conoscono tutti come Fanino, che è la notturna più bella d'Italia e che per la prima volta salta un anno dopo 57 anni di storia. Cioè veramente, e poi anche altre attività, organizzazioni per il canottaggio, per la canoa, tornei di tennis. È chiaro che adesso la ripresa è faticosa, ma noi contiamo, abbiamo perso le Olimpiadi con 4 atleti già qualificati, che siamo, noi abbiamo uno della canoa, Esteban Farias, abbiamo i 3 canoisti, la Rodini, Giacomo Gentili, Andrea Cattaneo, noi eravamo 4 persone che erano già pronte per partire per oltre a Rigoni, che è l'allenatore della nazionale femminile. Cioè abbiamo di canottaggio, abbiamo veramente fatto un anno difficile. Contiamo molto che l'anno prossimo, che diventa anche anno olimpico, che guarda caso per noi è anche il centenario, di fare un anno compensativo ed eccezionale. Avete avuto perdite fra i soci? Ma devo dire che anche lì, l'altro giorno noi abbiamo fatto consiglio, prima in videoconferenza quasi tutte le settimane, adesso tutte le settimane in presenza all'aperto, in un cerchio modi, tavola rotonda. Devo dire che siamo stati anche fortunati, c'è stata qualche perdita veramente spiacevole, perché se ne sono andati 3 o 4 amici veramente di quelli importanti, però mediamente rispetto alle perdite che ha avuto la città, la zona, la Lombardia, devo dire che per ora abbiamo avuto un coefficiente, io credo, anche basso, e questa credo sia stata un po' la fortuna. Programma per l'estate? Programma per l'estate è che stiamo rimettendo in piedi tutto. È chiaro che la sezione spettacoli stiamo pensando di riprenderla verso la metà di luglio, fine luglio. Sul resto invece gestione piscine, corsi in piscina, sono già ripartite la 33, sabato questo parte la piscina 25 con quella dei bambini, i giochi dei bambini sono partiti. Che anche lì la gestione dei giochi dei bambini all'aperto è un problema, perché sanificazione, istruzioni, regolamenti ai genitori, tutta una serie di cose. E poi partirà il 15 giugno la 50 e quindi le attività in piscina con i corsi di nuoto, il fitness, i corsi alla palestra il 3 di giugno si è riaperta con le limitazioni naturalmente. Per adesso però, nonostante abbiamo dato in base alla metratura e al distanziometro il potenziale massimo, con la massima durata del tuo ingresso, ad esempio in palestra 1 ora,
in piscina mezz'ora sul nuoto libero, ma un'ora per il nuoto in corsia. Non abbiamo ancora raggiunto i numeri massimi, quindi, perché attenzione, bisogna registrare tutti gli ingressi, quindi i nostri assistenti bagnanti che registrano per adesso non sono mai arrivati alla quota massima, quindi per adesso nessuno ha mai aspettato, ma perché siamo abbastanza ordinati, sono gli stessi soci che vanno a fare il bagno vedendo quando c'è meno gente. Mi sembra che le cose valgono abbastanza bene, ma non vorrei essere presuntuoso solo per la Bisolati, credo che un po' tutti le nostre associazioni abbiano questo standard, che è merito dei soci. E per l'estate fate offerte promozionali come l'anno scorso? Allora, noi quest'anno abbiamo in questo momento tutte le canottiere sospeso gli ingressi temporanei, anche se in realtà fra 15 giorni probabilmente ne riparleremo. Noi abbiamo avuto la possibilità, approvando il bilancio nella prossima assemblea del 27 di giugno, di proporre una quota associativa dell'anno inferiore al solito. Perché? Perché abbiamo rinviato degli interventi strutturali che dovevamo fare quest'anno e quindi noi avevamo già previsto il bilancio a febbraio. Il problema è che ci siamo fermati perché l'assemblea era prevista per l'8 di marzo e l'abbiamo dovuta rinviare fino al 27 giugno. La quota investimenti che quest'anno non spendiamo la sposteremo sull'anno prossimo e quindi quest'anno riduciamo la quota da 505 euro che è la prima elaborazione ai 430 che portiamo. Però attenzione, non può essere un metodo generalizzato, quindi capisco anche quelle associazioni che magari quest'anno invece gli interventi li hanno fatti magari a gennaio o febbraio o li hanno programmati per ottobre, novembre, dicembre, che non sono in condizione di fare questa operazione, quindi non vorrei prendere dei particolari meriti. Certo, abbiamo lavorato molto alacremente e non ci siamo mai fermati. Noi poi con la strumentazione di oggi, e tu sai meglio di me quanto sia importante, abbiamo sempre lavorato durante il lockdown, noi consiglieri sempre. Bene, buona estate. Grazie, grazie a voi per tutto quello che fate per noi e spero che i nostri iscritti e tutta la città si possa riprendere il più presto possibile.